ma che quante conoscenze questa sera! 30ª edizione, terzo appuntamento, signore e signori, benvenuti! E veramente grazie per essere arrivati qui in questa splendida località, Piano della Croce di Frigento, dove ogni anno c'è un'edizione meravigliosa, perché questa iniziativa intrapresa 30 anni fa, grazie alle persone che ci hanno creduto tanto, ogni anno si ripete ed è sempre più bella. E la cosa bella è che ogni anno rivediamo le persone che ritornano piacevolmente. Il signore con la barba, ad esempio, è un'icona, vero o sbaglio? Io non so il suo nome, ma so che la trovo. Ormai impresso, c'è qualcuno che mi sta chiamando, dimmi. Ah, somiglia tantissimo, sì, è vero, ha a che fare con l'astrologia, dicono qui. Come se possiamo farci rifare le carte, possiamo chiedere il nostro futuro come va, oppure segni zodiacali. Sentimio, è un suggerimento, magari dopo possiamo recarci dietro le quinte e interrogare il signore. Ma come si chiama? Nando? Signora, lei che lo conosce al signore? E lui non dice Francesco, perché voi dite Francesco? Franco, ah, lui dice Franco, il nome grande, invece la signora dice quella è piccolina ancora. Francesco, benissimo, ritorniamo a noi, ritorniamo a noi. Questa sera siete veramente numerosissimi, noi siamo stati benissimo, sia grazie al vostro calore e sia grazie anche a quel calore che viene in questo periodo stranamente qui a Frigento, dove di solito ci vuole sempre la giacca. Ci sono stati anni che abbiamo usato persino il piumino perché era freddissimo, ma tutto ciò non ha mai fermato tutti i partecipanti, perché ad ogni festival ne abbiamo tantissimi per ogni sera e sono felicissimi di potersi esibire, di far vedere quanto sono cresciuti o chi ha appena iniziato di che cosa e di quali traguardi ha raggiunto. Dobbiamo fare però dopo un grande grande applauso, non vi fate pregare questa sera, vediamo se c'è qualcuno che applaude per prima. Un grande applauso all'associazione Organetto 2000 Onlus, che si impegna tantissimo. Per chi magari fosse qui per la prima volta, gli organizzatori sono tutti quelli vestiti di giallo, hanno una magliettina gialla e si distinguono benissimo. Per qualsiasi cosa potete riferirvi a loro e soprattutto ricordatevi, siccome questa è la terza serata, per cui è la serata finale, ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria, per cui il numero vincente questa sera come primo premio si aggiudicherà una banda a metano, secondo premio il bellissimo organetto messo in palio dal Cavalier della Noce, che più tardi salirà sul palcoscenico perché abbiamo una sorpresa noi per lui e lui per noi, che salirà sul palco. E poi c'è il terzo premio, che è un gazebo in acciaio per rinfrescare le vostre bellissime case, dove lo potete mettere e poi poter trascorrere del tempo insieme agli amici. Benissimo, bando alle ciance, signore e signori, mano a mano ringrazieremo sempre di più tante persone, però un applauso lo dobbiamo fare per il primo concorrente, che non è un concorrente ma è un partecipante. Grazie, amore. Mamma mia, io ti riconosco. Come ti chiami? Salvatore Rossella, giusto? Da dove vieni? San Marco dei Cavoti. Beh, San Marco dei Cavoti, si è fatti un po' di chilometri. Salvatore, mi sa... C'è qualcuno di San Marco, addostati. Ah, chi sono quelli là, li conosci? Allora dopo devi dare 10 euro a ciascuno perché ti hanno fatto il tifo. Ma non so se l'hanno fatto a te o al fatto che loro vengono pure da... Da? Siete vicini, quindi siete confinanti. Lui suona da un bel po' di anni perché è un visino conosciuto. Quanti regali hai portato a casa? Di quante edizioni sei tu partecipe qui? Due. Sono due? Io mi ricordavo di più, quindi c'è qualcuno che ti somiglia. Salvatore Rossella, primo brano che ci vai a presentare? Valzer. Signori, questa sera, tra l'altro, perdonami se ti rubo un attimino ancora, c'è sempre la solita novità, ogni anno ne facciamo una nuova. Il nostro gruppo meraviglioso che sta facendo da spalla ai partecipanti non è solo da spalla, perché sarà intervallata l'esibizione dei partecipanti con la loro esibizione, con la loro musica sulla quale potete ballare. Quindi, grande Tonino, Folk in Progress, facciamo un applauso a questa band meravigliosa che quest'anno con simpatia è veramente... una grande umiltà, si sono messi a disposizione, ogni richiesta è stata esaudita. Grazie Tonino, grazie ragazzi, grazie a tutti tutti. Benissimo, Salvatore, vi lascio alle sue note e poi soprattutto a ballare.
Anna Maria, da Latina, è suo marito. Ci siamo, è l'ultimo giro. Ma che bravo. Ho visto che le coppie sono ancora timide stasera, non ti preoccupare. Come mai non state ballando? I cavalieri dove sono? Dove sono? Maria, ma lo puoi mollare il tuo cavaliere? Te ne vai piano qualcun altro? No. Maria è un'altra icona. Sono penso 7-8 anni che ci conosciamo, ma sapete dove ci siamo conosciuti? In quel di Roma. Non ci siamo conosciuti in queste piazze. Poi puntualmente, dove sono andata in varie occasioni, dove si suona, l'ho trovata, ci siamo sempre abbracciate, riconosciute, la cosa bellissima. Non cambia mai, hai una verve pazzesca, veramente tanto da trasmettere, no? Grazie a te di esistere, Maria. Facciamo un applauso a Maria, facciamo un applauso agli organizzatori e ovviamente facciamo un applauso anche al Cavaliere della Noce che ha sempre contribuito e collaborato e anche alla Full Music di Montella. Ritornando al discorso musicale, al vostro ballo, Salvatore Rostella, che cosa ci va a suonare ancora? Una bella quadriglia, a voi! E anche questa 30ª edizione fa parte del tuo bagaglio di ricordi. Però per ricordartelo meglio, questa sera, guarda che cosa, grazie Livia. Ho un problema con la memoria e con i nomi.
quest'anno è un bellissimo piatto fatto a mano che ricorda la 30ª edizione, stilizzato ovviamente, c'è l'icona, come vedete, queste sono il mantice dell'organetto, è questo qua, e viene riproposto ovviamente nel simbolo dell'associazione ogni anno su tutti i gadget che sono stati realizzati da Francesco Memmolo. Facciamo un applauso a chi ha realizzato questo bellissimo piatto che porterai a casa in ricordo della tua partecipazione. Una domanda non ti ho fatto, l'anno scorso te l'ho chiesto di sicuro e te lo chiedo anche quest'anno, da quanto tempo suoni? 3 anni. Chi è il tuo insegnante di organetto? Lo sto chiedendo quest'anno. Ah, il professore Giuseppe Cimino, sì sì, l'ho salutato prima, quindi tu sei un allievo del professore Cimino. Giuseppe, porta questo regalo a casa, grazie, un applauso a Salvatore, ci rivediamo l'anno prossimo, ciao carissimo. I vostri sorrisi, i vostri passi, i vostri balli e soprattutto i partecipanti. Ed è il momento di inquadrare il primo fiocco rosa che apre questa terza giornata. Sto parlando di una veterana, ma ve la presenterò dal vivo, la intervisterò e ve la farò ricordare, riconoscere. Vigliotta, venga! Sempre più bella, di una semplicità unica. Vigliotta, non ho detto come ti chiami perché volevo lasciarlo a te. Daniela Vigliotta, da dove vieni? Bonito. Io me lo ricordo che vieni da Bonito, ma da quanti anni, Daniela, vieni qua alla festa dell'organetto? Sono 22 anni. Considerate un attimino, lei sono brava, sì Maria, dobbiamo farlo forte, un applauso perché... Quanti anni avevi, Daniela, quando hai cominciato a suonare? Avevo 6 anni. E quindi facciamoci un po' i conti, senza chiedere l'età, basta andare un pochettino, con la matematica e con le dita. Lei non ha mai abbandonato, ha un'esperienza musicale anche alle spalle, ha la sua comitiva, la chiamo io, con la quale allieta matrimoni, allieta piazze e insomma grazie alla musica si mantiene giovane, si mantiene bella, si mantiene allegra e questa sera mi raccomando non deve esserci una persona che non balla. Per far questo già vi sono venuti a dire possiamo allargare un po' la pista perché tra poco ne saranno tantissimi e quindi come abbiamo fatto ieri, Daniela vieni con me, fai un passo avanti. Al mio tre, tutti insieme, partiamo col piede destro, un passo indietro. 1, 2 e 3. Marie, tu ne avevi 23. No, dici, ti ho visto già qua, allora devo ballare. Allora, primo brano che Daniela ci va a presentare per farci ballare è... Una polca. Una bellissima polca, sfrenatevi. Ragazzi, al centro, via! Un po', allarghiamoci.
brava, sì, che brava, sì, brava veramente, ma che ritmo, che sound, veramente un piacere sentirti. Daniela, oltre a suonare, cosa fai nella vita? Studio, sono biologa. Una biologa che suona l'organetto, e quando vengono, non so, ti vengono a trovare, sai, persone di spessore e quant'altro, lo nascondi o lo dici che suoni l'organetto? Sono sempre stata semplice e rimarrò semplice, perché il bene è rimanere semplice. E la musica che è dentro ti porterà avanti veramente, e ti auguro di fare tanta tanta strada. Grazie Daniela, veramente una bella ragazza. Allora, prossimo brano. Andiamo avanti con un valzer, Daniela Bigliotta. Piacere averti qui, è un dispiacere che salutarti, però nello stesso tempo è un piacere presentare chi viene dopo, è un piacere dirti ci rivediamo l'anno prossimo, spero che tu non abbia una data quel giorno, ma organizzati, hai detto, ce ne sono tre di giorni. Non prendo l'impegno.
sì, perché ovviamente lo sapete, i musicisti in questo periodo per agosto vengono impegnati in tantissime occasioni di lavoro e di musica. Per cui lei, Daniela, prima me l'ha detto, ha detto io riesco ad esserci perché ormai le date sono quelle e quindi riesco a conservarmi un piccolo pezzettino, un piccolo spazio per quella data. Rifiuto praticamente un lavoro per un'esibizione che viene a fare qui del tutto gratuitamente, però per lei è una forma di rispetto, una forma di fortuna, una forma di quadrifoglio, è una cosa che è immancabile nel suo anno artistico di ogni anno che passa. Quello che fa, perché veramente un grande lavoro, c'è un grande lavoro per organizzare delle bellissime serate come queste, che anche per noi che suoniamo è una bella opportunità, è una bellissima esperienza. Grazie Daniela, veramente grazie. L'anno prossimo, ciao carissima. Ditemi, ah Daniela, è morto, abbiamo fatto una cosa diversa, guarda, c'è questa forma anche diversa, abbiamo preferito per te che sei femminuccia. A quanti ne hai collezionati praticamente? Allora, di Effigenza una ventina, poi ovviamente tutti gli altri, ma oltre 100 sicuramente. Avrai una parete attrezzata per questa cosa, eh? Allora, eccolo anche per te, questa è una forma particolare, un po' più svasata. Allora, Maria Natalia, basta così, ti voglio lasciare le tue ditina velocissime su questo organetto fantastico. E che cosa ci vai a suonare per primo brano? Valzer, facciamo un applauso a lui che ogni volta regola ed è veramente fantastico. Come ti chiami? Bravo Nicola! Ok, vai. Alla sua destra, lui è... Ah, non ve li ho mai presentati uno a uno, questa cosa mi dispiace. Non è vero che ti chiami Giuseppe, fino ad ora ho visto come ti chiamavo, ho sentito, vero Tonino? No. Come si chiama, lo conoscete? Nessuno risponde. Meglio così. Come ti chiami? Anonimo. Settimio! Oh, Maria Natalia, così tu sei un pochettino di più sul palco. Questi qua sono dei giovanotti mascalzoni e dispettosi, ma lo solo con me. Con te sono bravissimi. Solo quel lato là però sono mascalzoni. Meno male, perché c'è lei che addolcisce un po' la situazione. Bravissima a cantare, l'hai sentita? È
bravissima. Allora, Maria Natalia, da dove vieni? Non te l'ho chiesto. Da San Mango sul Calore. Mamma dove sta? Mamma, sta facendo la diretta o stai facendo una registrazione? Un video così che poi ricorderai. Però intanto, mamma, tu lo sai che abbiamo la diretta streaming, per cui pure dopo, domani, quando vuoi, ti colleghi e questo momento lo vedrai ripreso meravigliosamente da un'angolazione perfetta e da una strumentazione veramente è molto meglio di tutto il resto. Allora, andiamo avanti con la musica di Maria Natalia, che ci vai a suonare. Polka! Fatevi un po' più avanti, video amatori. Così facciamo ballare le coppie. Polka, Maria Natalia. Da gigante. Allora, ora mi darei una mano. Ah, ma si sente bene questo microfono? Però ti dà un po' di fastidio perché abbiamo un'intensità di corrente bassa e quindi ovviamente le frequenze come si dice proprio dalle parti mie. Allora, abbiamo degli sponsor. Gli sponsor sono quelli che danno una cosina di soldi o fanno delle cose per poter rendere la festa più bella. Le magliette, queste piccoline, le ha fatte CDR Auto Nuove Usate per regalare ai bambini piccolini come te. Quindi questa qua te la prendi tu. Mentre invece il cappellino, sempre per voi, è stato fatto da PubliL. Facciamo un applauso agli sponsor che si sono prodigati per poter fare questo regalino. Mo, tu dici, come porto tante cose? Queste te le porto io. Però una cosa te la dobbiamo dare, eccola qua. Il fiocco rosso del loro gruppo. Ecco anche per te questo piattino che porterai a casa. Mamma lo conserverà e tu ti ricorderai di quante edizioni hai allietato con la tua arte. Continua così, Maria Natalia, ci vediamo l'anno prossimo. Un applauso e lo stacchetto anche per Maria Natalia. Ciao. Posso darle a te il biglietto? Grazie, portaglielo. Sì, sì. Mi raccomando, siate numerosi ad applaudire Ciro Marmorale!
Ciro, non ti faccio mettere in ginocchio stasera, perché? Ma tu guardalo. Allora, guardate, io vi sfido, non so se lo trovate, non so se ti ricordi se era la prima o la terza serata che ti esibisti l'anno scorso? La prima serata. Ma pure l'anno prima, questa è la terza edizione, giusto? Ok. Ciro, quando è arrivato qua, cioè abbiamo dovuto lavorare per farlo salire sul palco, non avete idea, di una timidezza unica negli occhi, nel portamento, piccolino tra l'altro, più basso di me. Poi invece uno suona lo stacchetto e dice mi faccio desiderare e non sale, cioè, quando voi stavo parlando. Poi è bello, sciolto. Ciro, ma stai suonando? Fammi sentire, stai facendo parte di un gruppo? Che stai facendo nella vita? Così, sono così, mi piace tanto. Ti piace tanto? Hai continuato a studiare? Sì, sempre. Chi è il tuo insegnante? Giuseppe Cimino. Giuseppe Cimino, quindi vieni pure tu da? Padova. Padova, quella è la zona di Giuseppe Cimino. Facciamo un applauso sempre a Giuseppe che ci porta sempre questi ragazzi meravigliosi e simpaticissimi. E vuoi fare un saluto in particolare visto che poi vedranno il video o magari c'è qualche parente che ti sta già guardando? Sì. A chi lo vuoi fare? A mio cugino. Ma i cugini della Svizzera, ciao! Facciamo un applauso, giratevi che poi vi vedrete. Quella è la telecamera. Loro sono i cugini della Svizzera che sono venuti a sentirti, ovviamente. Passeranno qualche giorno con te qui a Ferragosto, va bene? Sì. Primo brano. Quadriglia. Quadriglia, sarà scatenatissima, mi raccomando, a voi.
brava, brava. Ah, io mi devo mettere da questa parte perché dopo tu devi andare via prima di me e io devo lasciare la parola al gruppo. Che vuoi? Ci sarai l'anno prossimo? Ovviamente. Ma mi senti, ma ti facciamo, come vai a... No, non mi rispondere come fai, come vai a scuola? Bene. Sì. Mamma. È alleata tua mamma, eh? Tu vai più d'accordo con lei. Papà! Papà, voce della verità, come va tuo figlio a scuola? Che ha detto? Tale padre, tale figlio! Va bene così, ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie Lidia. Anche per te il piattino che sicuramente lo conserverà tua mamma. Queste sono cose che piacciono alle donne, però è veramente un oggetto da conservare con il cuore. Grazie tesoro, ci vediamo l'anno prossimo. Un applauso a Ciro Marmarale che torna l'anno prossimo. Sì, Conolfi, venga! Abbiamo un discorso alle spalle, perciò stiamo già ridendo. Ha detto non ti permette un vaso, questa domanda dell'anno scorso. Non la diciamo, però ti volevo che sei una barzelletta proprio. Ma secondo te uno alto come te può tenere un piede piccolo? Sono domande che non posso rispondere a tutti, quindi lascio a voi l'immaginazione. Ma tu sei parente a Gerardo, quello alto alto che ogni tanto vedo ballare. C'è stato 2 giorni e oggi non lo vedo, può darsi che arriva più tardi. Ma è incredibile, quanto sei alto? Io sono da molti anni. E l'anno scorso che numero di scarpe avevi? Lo stesso di quest'anno. Ah, non hai cresciuto il piede? Hai detto sarò sicura, non te lo dirò. Voglio vedere un attimo, io sono 37. Ah, no. Tu arrivi prima che arrivi tu, cioè tu questa volta stai ancora là. È sempre, sì sì, è sempre la stessa cosa, ti devo sfottere così. Mentre tu suoni meglio dell'anno scorso. Siamo. Che stai facendo nella vita? Studio. Nel tempo libero mi riposo. Beh, giusto, da questo da canna. Chi studi? Vado a scendere all'indirizzo sportivo. Ce l'ha il fisicoccio, eh? E con queste manine stasera cosa suoni? Faccio prima la tarantella e poi il ballo. Presentiamo prima la tarantella, voi a ballare e tu alla tarantella. Thank you.
bravo, bravo, bravo. Assist out, cerca di essere più veloce. Perché sei spostata l'asta? Sì, però ogni tanto si abbassa, capito? Ah, bravo Tonino, complimenti. Non ha utilizzato quel vocabolo che tutti l'asta me l'avevo io, Tonino invece, lui non ha colto, lui invece, disgraziatamente. Che vuoi fare? Ma glielo vuoi togliere il microfono, no? Ah, grazie. Grazie. Hai detto che stai andando al liceo, che classi frequenti? Devo fare il terzo. Devi fare il terzo, non hai perso anni, vero? Tutto a posto. Nel frattempo ti sei fidanzato? Signorina che ti sta guardando, alza la mano, è vero che sta ancora con te? Bravo, vedi? Si è alzata la mano, ha detto che stai ancora insieme. Lui non vuole rovinarsi la piazza, ha detto se tu dici che io sono fidanzata, poi come faccio tante marachelle in mezzo, eh? Di dove sei, hai detto? Frigente. È di Frigento, tra poco torno a casa. Volevo fare un applauso perché lui nonostante non sta bene, stasera veramente c'è un po' di febbriciattola, ha detto voglio prima esibirmi e poi torno a casa. Se lo vedete in mezzo alla piazza dopo, prendetelo a calcio, eh? Va bene? Torna a casa dopo, non ti puoi fermare da nessuna parte. Prossimo brano, hai detto? Valzer. Questo fantastico ricordo, grazie lì. Lidia. Lidia. Ho paura di dire il nome che conosco. Lidia. È la testa che non mi funziona più. Allora, ci rivediamo l'anno prossimo. Porterai a casa un altro gadget, mi raccomando, sempre così. Non crescere più. Almeno i piedi, fermali qua. Basta. Ciao Kevin, un bacione grande. Un applauso a Kevin, salutiamolo così. Allora. Senti, da quanto tempo sei a suonare l'organetto? 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo, per cui è un bel po'. E quante edizioni sei venuto, lo vogliamo dire? 4. Chi è venuto questa sera a vederti? Su.
Ah, ti stanno guardando da lassù, vedi? Salutali. Chi vuoi salutare in modo particolare? Abbassiamo il volume mentre facciamo l'intervista, ragazzi, grazie. Allora, ha detto pare brutto, salutiamoli tutti quanti, grazie, veramente dolcissimo. Fatti più al centro, eccoci qua. Signore e signori, vi lascio alle note di che brano vuoi far ballare? Polka! Sarò più presente. Ti lascio le tue note e falli ballare.
per te, porterai anche tu questa sera questo bellissimo gadget della nostra serata. Grazie. Le buste ci sono, le diamo dietro ogni volta perché hanno chiesto di vederlo ogni volta, quindi dopo ci dà 4 calci di nascosto, non se ne accorgerà. Allora, ci vediamo l'anno prossimo, facciamo un applauso a questo splendido ragazzo. Torna presto, tesoro, ciao. Piteo da San Mango sul Calore, no, non è San Mango sul Calore, ma ve lo faccio dire da lui. Vieni amore, vieni. Hai un cognome così particolare che l'ho memorizzato. Piteo, mettiti qua. Come ti chiami di nome? Antonio. Antonio, Piteo, l'ho pronunciato bene? Per dire tante volte Piteo, mi sono dimenticata Antonio, che era facilissimo. Antonio, ma posso dire che c'hai degli occhi meravigliosi sotto questi occhiali? Sembra che si è messo il mascara, è incredibile, ce li ha. Magari la pubblicità del mascara la devi fare tu, senza trucco, sei speciale veramente. Quanti anni hai? 10. E da dove vieni? San Marco dei Cavoti. Ah, io dicevo San Marco sul Calore, no, San Marco dei Cavoti. Quindi presuppongo che come l'altro ragazzo, tu pure San Marco dei Cavoti, hai come maestro il maestro Cimino. Sì, sì. Anche lui, maestro Cimino, li senti dietro come stanno suonando, come si stanno riscaldando? Dietro come avanti si suona e si balla. Mi raccomando, signori, un applauso fortissimo perché andremo a sentire a ballare una quadrilla di Luma e uno spazzacamino. Lo presentiamo dopo, però intanto quadrilla dell'Uva. Antonio. Abbiamo detto che il prossimo brano era? Nel frattempo ti volevo fare una domanda, che classe hai fatto? Devi fare la quinta? E studi tanto quanto le materie scolastiche, anche l'organetto? Studi più la scuola o più l'organetto? Ah, comunque studi a par condicio, va bene a scuola però, eh? Altrimenti il maestro Cimino ti chiude la porta e non ti fa studiare più l'organetto, dice, fino a quando non va bene a scuola non puoi venire più a imparare l'organetto. Tu continuerai a studiare, vero? Sì, sì. Va bene, ti lascio suonare il tuo? Lo spazzacamino. Antonio. Thank you.
grazie Antonio, grazie, grazie. Non andare via, aspetta. Arriva anche per te il regalino. Ora andiamo un po' più veloce. Carinissimo, vogliamo salutarci? Arrivederci, ci vediamo alla prossima. Grazie amore. Prossimo concorrente, vogliamo prendere un po' di tempo perché ci sono tante cose da fare. Vecchia Renato, direttamente da Mirabella. Lo richiamiamo? Ma dici dove stavi? Dove stavi? Stai facendo quattro chiacchiere. Nicola fa così, non se ne accorge, ti dà a parlare. Io che penso 3000 cose, lui che mi dice no, va fuori la testa. Che stai facendo nella vita? Mi sei simpatico voi. Che sto facendo? Sto andando al lavoro con mio padre e mo sto in vacanza e inizierò la scuola a settembre. Quindi bravo, fai scuola, lavori con papà, quindi dai una mano, fai bene. E nel frattempo studi sempre l'organetto? L'organetto sempre, sì. Ma lo studi da solo o c'hai una guida? C'ho anche la guida e sono anche da solo, c'ho diversi guide, non uno. Un applauso fortissimo perché ha uno spirito meraviglioso questo ragazzo. Ripetiamo il tuo nome, come ti chiami? Renato Vecchia. Renato Vecchia, che ci suona? Allora, una quadriglia. E basta, poi la presentiamo l'altra. Vai con la quadriglia, Renato Vecchia. Insieme a questo progetto, insieme a te, no? Aspetta che ti do il microfono, dici. Siamo grandi amici con zio Salvatore, facciamo molte feste, zio.
ha una genuinità unica questo ragazzo, ma è sempre così. Quante edizioni tu dell'organetto? Per me questa è la terza. Terza edizione, quindi ci sono 3 anni che io vengo di seguito, quindi per 3 anni ci siamo. Quanti anni tieni mo? 17. Mamma mia, Benedica, veramente. Qua si dice così. Però basta crescere. Va bene. Perché no? Come si difende bene. Io le dicevo queste parole, però niente, ho dovuto comprare i tacchi. Tu non puoi. Prossimo brano stavi dicendo prima, ma ti ho bloccato. Facciamo una polca. Una bella polca. Secondo me, perché invece ti piace ballare. No, no, non mi piace proprio, posso suonare sì. L'anno prossimo ti sfido invece, ci facciamo un bel balzer. Va bene. Io e te, me lo dovete ricordare che dobbiamo ballare un po' di balzer, perché sennò questo non si sveglia bene. Ma nel frattempo ce l'hai la fidanzata, mo? Mica una. Va bene, ti lascio con questa bella battuta, non prima ovviamente di aver ritirato il nostro premio, grazie Lidia. Porta anche tu a casa questo nostro ricordo, fatti dare un bacio, sei simpaticissimo. Ciao carissimo, al palco. Grazie a Nicola che mi ha fatto partecipare. Grazie a Nicola, grazie a tutta l'associazione, grazie a queste belle persone. Andiamo avanti, ma che belle queste bimbe, sembra delle apine. Da dove venite voi due? Siete in tema, lo sai, l'associazione di colore giallo, voi invece avete anche il rosso. Salutate la telecamera perché così sanno con chi sto parlando, guardate da su. Ciao! Direttamente da Frigento, signore e signori, vi presento il fantastico Cristian! Ciao Cristian, non ho detto il cognome, volevo farlo dire a te. Cristian, dichiara Cristian, da quanti anni vieni qui alla festa dell'organetto? Questo è il secondo anno. Questo è il secondo anno, quindi ci siamo conosciuti anche l'anno scorso. E ti volevo chiedere, da quanto tempo lo suoni? Un anno e mezzo. Un
un anno e mezzo, è iniziato pressoché l'anno scorso, era appena d'inizio. Vediamo quali migliorie hai apportato. Lo hai studiato abbastanza oppure lo prendi ogni tanto? Diciamo una via di mezzo. Non sei molto fedele, non hai tanto tempo. Ah no, aspetti, l'argomento era benino. Non è che hai detto non tengo tanto tempo. Fai altre cose. Tipo c'è la fidanzatina pure tu. Va bene, accettiamo questa bugia bianca. Quanti anni hai? No, solo 13, va bene. Primo brano che ci vai a suonare, perché Maria freme che vuole parlare. Polka. Polka, Maria e tutte le coppie. Ho letto il nome di dopo, che non è dopo. Non ci fate caso. Allora, valzer, mi raccomando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tutti a ballare. Thank you.
Luisa, noi ti diamo appuntamento all'anno prossimo, mi raccomando, quanto è bello questo ragazzino, voi non so se lo vedete, c'ha degli elementi fantastici, Antonietta, non l'avevo visto fino a... E ritorna l'anno prossimo anche per te questo bellissimo regalo, portalo a casa, mamma e papà ci sono? Salutiamo mamma e papà, mamma è bellissimo questo piatto, mi raccomando. E con te ci rivediamo l'anno prossimo, il tuo maestro chi è? Michele Abbondando, lo salutiamo anche il tuo maestro, ciao Michele, ciao anche a te Cristian. Allora signori, è arrivata l'ospitata, finalmente siamo arrivati e giunti anche a una delle varie occasioni di questa sera, di questo ricco carnè che abbiamo anche stasera. Vi ricordo che dopo avremo qui una premiazione, un riconoscimento più che altro, con Fulvio della Noce, anche rappresentante della Sirtec e ce n'è un altro ancora. Quindi mi raccomando rimanete qui con noi, ma nel frattempo dobbiamo fare un grosso grosso applauso, sempre presente a tutte le feste che ho presentato e quindi anche alla 30ª edizione, un forte applauso va a un grande maestro, Nico Belmonte. Ciao Nico, bacino anche... Che peccato che sono fatta vecchia Nico, ma tu sei fidanzato? Si vede che sei. Dico, ma sei fidanzato? Eh? Ancora no, ma che è qua? C'è moria di donne, non è possibile, tutti sti ragazzi. Non c'è tempo. Ehi, sono 3 anni che dici che non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è spazio, però il tuo grande amore è la musica e l'organetto. So che stai facendo veramente tante lezioni a tutti i tuoi ragazzi, c'è anche qualcuno che si è già esibito dei tuoi. Ieri sera sì. Sì, infatti l'ho presentato, ti abbiamo nominato Nico. Voglio lasciarti immediatamente far ballare queste splendide coppie con la tua splendida arte. Nico Belmonte. Ok. Ah, è vero, che vuoi fare per prima cosa? No, quelli ballano con, su macchinette, come si mettono? Sono nel ritmo e partono. Primo brano. Allora faccio una polca di mia composizione. Non posso... Io dopo non vengo e non ti ripresento, dopodiché? Dopo faccio una mazurka, poi un omaggio alla mia scuola, al maestro Ciarcelluti, dall'Abruzzo, quindi salteremo abruzzese, e poi se c'è tempo un balzare. Benissimo, abbiamo 4 generi, frutto di tutta la sua arte, Nico Belmonte, a te le belle note. Ha ha ha!
Ok, allora andiamo per il secondo pezzo. Che facciamo? Una bella mazurka! Allora.
Bravissimo, bravo. Allora, un balzerino. Ok, perfetto, vai. Spero che rimani qui tra noi, nel senso che non te ne andrai, perché chissà dove arriverai. Sei ben piantato qui nella nostra terra. Sì, sono ben piantato proprio nella Spagna. Non lo perderemo, ragazzi, meno male. Una grande, veramente una grande persona, Nico Belmonte. Quattro biglietti sono. Dottor Carabs, là, lo può dare a lui? Volevate quattro biglietti, gli ultimi sono? Che dite? Tre allora sono rimasti. Mi prende lei? No, no, non faccia da segretario ad altri. Si prende le sue responsabilità, li compri lei. Facciamo un applauso all'ultimo acquirente, sicuramente sarete tra i vincitori e fatemelo sapere. Francesco, lui è Francesco. Francesco che da Avellino si è ritrasferito qui a Frigento. Allora, per parlare con Nico possiamo andare dietro le quinte, così facciamo salire anche i ragazzi che sono in attesa di esibirsi. Ci siamo quasi, ragazzi. Prossimo concorrente partecipante alla 30ª edizione della festa dell'organetto. Vieni! Vieni. Sei così bello, ha detto, lo faccio presentare a lui. Come ti chiami?
Nicolas ci piace. Lo so che ti chiami Nicolas. Siamo stati seduti fianco a fianco in attesa che Nico facesse tutta la sua esibizione. Nicolas, quanti anni hai? 10. E da quanto tempo suoni? Da 10 mesi. Segno zodiacale? Bellissimo. Sai che segno sei? Ebbene, che ci credi a fare? Non serve a niente. Che mese sei nato? 25 febbraio dovresti essere dopo. Pesci sicuro? Non è una... Allora mi dicono che sei un pesci. 25 febbraio sono... Sì, perché dal 21 in poi parte il segno, sì. Quindi sei un bel pesciolino. Che classe devi fare a settembre? La quinta. Ah, quindi siamo ancora in quinta. Promettiamo bene, mi raccomando, vai bene a scuola? Sì. Come ti sei innamorato dell'organetto? Lo suonava qualcuno in famiglia? No, no, è che mi sono appassionato della musica e ho deciso che mi volevo imparare l'organetto. Vuoi dire chi è il tuo maestro? Tony Cipriano. Tony Cipriano, anche questa sera. Ieri sai che si è esibito il tuo maestro sul nostro palco? Tony Cipriano ieri era qui, si è esibito, ha fatto veramente una bellissima esibizione, continua la sua tournée con Zeketam. Mi raccomando, seguiteli quando potete, sono veramente un prodotto della nostra terra, fantastico. E questa sera era qui col suo piccolo, la sua famiglia, abbiamo conosciuto tutti e tre, insomma, stasera. Ti sta dando le raccomandazioni? Primo brano che Nicolas va a suonare? La polca. Una bella polca! Vai! Diventato veramente bravo. Mi dici chi è mamma e papà? Ehi, papà già sta preparando tutto, che ti deve fare un video. Mamma, alza la manina, mamma. Perché stai laggiù?
avanti, mamma. Mamma sa suonare qualche strumento? No. Però te le suona qualche volta? Sì. Se le meritano, dai, Monello. No, dice che sei bravo. Oh, ogni mamma quando li tiene a casa, mannaggia qua. Però poi quando le intervistiamo, i figli loro sono tutti bravi. Brave mamme, sempre alleate. Brava, brava mamma. Come si chiama mamma? Lucia. Un applauso a mamma Lucia. Chi è che ha capito tra mamma e papà che tu volevi suonare a tutti i costi l'organetto? Il papà. Tonino, tu c'hai figli? Sì. Che suonano? No. Ah, insegnano. No, perché... Che insegnano? Pianoforte. Oh. E chi ha capito in famiglia quando era tempo il luogo che loro volevano insegnare il pianoforte? Pippo Baudo. Pippo Baudo, sempre lui. Okay. Ti lascio al prossimo brano che è? Una tarantella. Tarantella, ma che sorriso meraviglioso, due occhi stupendi. Tarantella. Nicolas, però quando suoni ti vogliamo vedere ballare, eh? E mo vuoi troppo? No, no, lo so, l'ho visto, è capace. Allora Nicolas, a te, piedi e mani all'unisono. Vai. Nicolas. Thank you.
per il seguito. Questo vostro applauso così caloroso non potrà che dare a lui tanta voglia ancora di studiare quanto più possibile. Anche per te questo piatto, prendilo e portalo a casa. Questa è la tua prima partecipazione, giusto? Ah, si stava guardando il piatto, che bellino, eh? Portalo a casa, questo è il tuo primo ricordo, mi raccomando, l'anno prossimo ce ne sarà uno nuovo da collezionare. Noi ti aspettiamo. Ok, grazie. Ciao, bellissimo, questo è stupendo. Nicolas, a me non mi saluti, Nicolas. Ma com'è che lo conosci a questo disgraziatone? Com'è ti che ho presentato, ti ho fatto fare l'applauso. Hai salutato i maestri, a me no. Ciao! Ciao, ciao, Tonino. Bravo, Tonino, bravo. Mettili in croce ogni tanto, così loro si temprano per fare sempre spettacolo. Si continua, fino ad ora sono stati abbastanza giovani, ragazzi, ma non perché chi arriva è un vecchietto, no, assolutamente, però ha uno spessore di età, diciamo che è un diversamente giovane. Ci sfotiamo ogni anno, però diciamo sempre la stessa cosa. Caro mio, un anno in più per te e un anno in più anche per me. Sto parlando del simpaticissimo Tommaso Fulchini. Tesoro, tutto bene? Quanti anni ti tieni? Mo lo puoi dire davanti a tutti quanti. Erano 30 l'anno scorso e 30 ancora quest'anno, vabbè, noi ce la teniamo come giusta. Grande a suonare, da dove vieni? Gesualdo. Da Gesualdo, senti, primo brano che ci fai ascoltare? Facciamo una tarantella. Questo è un altro mostro sacro. È un altro mostro sacro, sì, lo conosco bene. Lo conosci bene, tu lo conosco bene anch'io, Tommaso alla tarantella. Mi raccomando, tienili caldi così con che cosa? Fox. Fox? Fox! Tutti a ballare il Fox! Thank you.
Grazie Tommaso, veramente bravo, simpatico. C'hai una verba, una gioia nel suonare l'organetto. Quindi tu lo stai suonando, lo stai studiando ancora? Sei sempre autodidatta, però a casa suoni. Per i parenti? Se glielo chiedete, se no no, mica si mette a suonare là. Abbiamo altri biglietti, quanti ne sono più o meno? Aspettami un attimo, Tommaso, anche per te, mentre Nicola conta, noi ti diamo il nostro gadget in ricordo della 30ª edizione della festa dell'organetto. Portala a casa, grazie Tommaso, ciao. Mentre invece con Nicola ci aggiorniamo. 25, signora, veramente solo 25 biglietti sono rimasti. Abbiamo altri due partecipanti, poi abbiamo uno scambio di riconoscenze con il Cavaliere della Noce mentre prepareremo per la lotteria. Quindi tempi brevissimi, altri biglietti al signor Nicola Perrotti, il presidente dell'associazione Organetto 2000 Onlus. Il prossimo partecipante non è il prossimo partecipante, quindi io mi metto a centro, poi ci sarà bisogno, non so come farà Nicola, a mettere due aste questa volta. Forse ci facciamo aiutare da quest'altra parte, ok. Signori, non è il partecipante, ma sono i partecipanti. Hanno preparato, come l'anno scorso, due brani insieme. Sono Marco Michele, Marco Caggiano e Michele Appuntangolo. Uno alla mia destra e uno alla mia sinistra. Oh, facciamo come l'anno scorso, però quest'anno lo so. Chi è Michele? Io so che lui è Marco e tu Michele, vero? E quando ho detto chi è Michele, perché non l'hai detto che eri tu? Non stavi sentendo, aspetta, ho capito anche perché. Abbassiamo un po' il volume dopo che abbiamo presentato i ragazzi. Stacchetto, volume, si abbassa, si fa presentare col silenzio. E poi si rialza il volume solo un'unica volta quando vanno via i ragazzi. Avevo detto a fine serata, vabbè. Marco Caggiano, quanti anni hai? 20. E tu Michele? 17. Perché tu sei più alto? Sì. Ditemi. È lui che ha sbagliato candeggio secondo me. No, il candeggio quando sbagliato si restringe, quindi nella botte piccola come me c'è il vino buono. Però nella botte grande ce n'è di più. Non so che strada prendere. Voi due abitate a Sturno e vi vedete tutti i giorni? Sì. Tu che studi? Lo so, meno male. No, poi a scuola che fai? Qualcosa vuole lasciare? Lui studia al liceo musicale, prof, non vi preoccupate, non si è dimenticato che è iscritto al liceo musicale, mentre tu? Lui ha finito. Quindi mentre lui studia l'organetto tu devi studiare due o tre cose. Che stai facendo tu nella vita? Faccio il servizio civile alla pubblica assistenza di facciamo. Fai qualcosa per questa pubblica. Mi raccomando. Marco e Michele, che cosa avete preparato questa sera? Una tarantella per cominciare. Tu canti e lui se la suona. Benissimo, a voi la voce e le note di Marco e Michele. E io ma che c'è una vita d'ore.
suonare, sentirti suonare, è bello questa accoppiata, mi piace. Quindi voi il pomeriggio vi mettete in una stanzetta quando fa freddo, oppure vi mettete in una bar, in un pub insieme agli amici e vi fate cantare. Il prossimo brano pure incantato? Sì. Volete salutare qualcuno in particolare? Ah, sei fidanzato? Sì. Ma come, t'ho visto in mezzo alla strada con una ragazza? Ma siete allergici, siete proprio allergici. Tu sei fidanzato? Bravo Settimio, porta spia, dici sempre la verità. Anche tu sei fidanzato, niente. Quindi l'amore non vi ispira, la musica sì. Vi lascio a che cosa? Un fox. E tu ce l'hai il microfono? Un bel fox, come si intitola? In Cambogna. Voglio andare. Ah sì, pure io, un po' di popolare, se non è bene. In campagna voglio andare. Allarghiamo il cerchio, forza ragazzi. Portare all'amore mio, fino che presto mi sposerò. E portare all'amore mio, fino che presto mi sposerò. Sì, sì. Forza i Vicentini. E no. Sono identici ragazzi, portateli a casa, portateli col cuore e soprattutto col cuore, ritornate l'anno prossimo. Ciao, ciao Michele, ciao Marco, ciao. Ci siamo quasi arrivati signore e signori, non andate via perché ovviamente vi interesserà sapere se andate via con la panda, per cui dobbiamo aspettare. E mentre loro prepareranno per la lotteria ci sarà anche un momento per stare insieme al Cavalier della Noce e anche ad altri rappresentanti che vorremo chiamare sul palco. Nel frattempo Nicola me li va a preparare questi signori che si presenteranno alle scalette e dopo questa ultima esibizione siamo arrivati alla fine. Quindi prima che cominciate ad andare via facciamo un applauso
all'associazione Organetto 2000 Onlus per questa splendida 30ª edizione, alla collaborazione del Cavalier della Noce di Teramo. Facciamo un applauso alla Full Music di Montella, a tutti gli sponsor che hanno partecipato. Facciamo un applauso a Radio Buon Consiglio che ci ha ripreso per tutta la sera e che vi regalerà questi momenti per sempre. Li potrete trovare su www.festadellorganetto.it cliccando sulla galleria, sulla voce video, vi vedrete quale edizione volete. Salutate tutti i vostri parenti da lontano, ci sono arrivati tantissimi messaggi e noi salutiamo loro con il cuore. La vostra terra vi adora e vi aspetta sempre. Tornate presto se potete. Bene signori, salutiamo anche voi, ma voi non andate via, c'è da ballare ancora con l'ultima esibizione che è molto simpatica. Direttamente dalla corrida, ha partecipato molti anni fa, sto parlando del signor Alberto Bellillo da Piedimonte Matese. Alberto, che bello, che piacere rivederti, come stai? Bene, grazie, saluto a tutti, buonasera Frigento, buonasera e bentrovati. Ma sai che c'è un organetto meraviglioso? È nuovissimo, c'è poco tempo. Con quale criterio scegli un organetto? Vai in un negozio oppure da uno che ti fidi? E scherziamo, adesso il costruttore stava qua, me l'ho fatto fare io personalmente. L'ho detto apposta, facciamo un applauso, quindi sta qui col suo stand. Stiamo parlando del Cavalier della Noce, è meravigliosamente italiano il tuo organetto. E in base a cosa lo scegli? In base a quale caratteristiche deve avere per te l'organetto che porti a casa? E perché ho scelto questo qua che mi piace, la bandiera italiana. Ah, quindi ti ritrovi come un gusto ottico, non solo di qualità e di suono? Sì. Soprattutto probabilmente. Caro Alberto, volevi presentare in modo particolare il tuo primo brano? Fa parlare un po' gli amici di Frigente come l'altra volta, e faccio una cosa fatta, costruita da me, perché mi dovete scusare, però io senza scuola, questo qua l'ho imparato 60 anni fa e quello faccio pure adesso, avete capito? Non è che sono andato a scuola, dice, faccio quello che so fare, ho orecchio, va bene? Grazie. I 60 anni fa avevi 62 anni avevi quando hai cominciato. Ah, perché? Quanti anni mi fai? 62 anni? Ma non la vedo, ma cazzo non pranzo la settimana. Io ci sto, va benissimo, è simpaticissimo il nostro Alberto, quindi con un brano che ha imparato tanti anni fa, però l'ha fatto, dice l'ho costruito io, perché non leggendo la musica è come si tramandava prima così si tramandava a orecchio, poi hanno capito che era una cosa bella poterla insegnare, poterla tramandare, quindi hanno cominciato a scriverne, ma ci sono delle cose che gli spartiti sono stati scritti veramente tanto tempo dopo. A orecchio Alberto. Però per suonare orecchio sei bravissimo, sei simpaticissimo, però tu hai sempre quella sorpresa in serbo per noi, vero? Ma quest'anno non c'è tuo figlio, c'è tuo pronipote.
Vogliamo fare un applauso all'entrata del suo pronipote Andrea. Tu rimani qua con noi e anche Andrea. Posizioniamoci al meglio, vediamo che cosa fai. Andrea, l'organetto si mette qui? Vieni, vieni, vieni da questa parte che ti sistemeranno subito l'asta. E tu che fai? Vieni, vieni, fa un consentino. Presentiamo quello che fai. E dopo facciamo un pezzettino io e lui insieme. E invece ora suona lui da solo? Ok, allora me lo porto con me. E mentre intervistiamo un pochettino Andrea, pronipote perché? Ah, no, a me piace perché quando poi chiedi un pochettino il grado di parentela arriva al pro e al bis, è un po' un problema. Pronipote, vediamo un poco, sei? Perfetto, quindi tu fai cognome come lui. Mennillo, pure tu abiti a Piedimonte? Gioia Sannitica. A Gioia Sannitica. Ogni quanto vi vedete? Ogni giorno. Ha detto disperato, non so se si può dire questa cosa. Si può dire ogni giorno. Veramente. Andrea, hai il nome più bello secondo me maschile, a me piace. Allora, se avessi avuto un bimbo maschio, non l'ho avuto, non fa niente, ce ne sono due bellissime donne. Però lo avrei chiamato Andrea, il mio primo amore, avevo 5 anni e lui 2. Me ne innamorai. No, Andrea è un nome stupendo. Tu da quanto tempo suoni? Ho fatto scuola di organetto 3 anni e così 3 anni che mi torno a studiare. Mi diverto suonare. Ecco, non zio così, come fai a non suonare? A te Andrea cosa ci fai ballare? Un mix di quadriglie. Mix di quadriglie, sotto braccio io e te, amici.
Bravo, bravo, un applauso. Andrea, io non sono qui perché ti vengo a prendere con l'accompagnatore, lui non è che è venuto qui per portarti a casa, ma perché vuole fare un'altra cosa con te, visto che lui è andato, possiamo mettere il microfono altezza bocca, lui è andato alla corrida e mi sembra, quanti anni fa sei stato alla corrida, Albè? 2005, quindi abbiamo 14 anni fa, la suoni col microfono a mano, ok. Ci prepariamo per questa sorpresa e quindi Alberto e Andrea ci suoneranno. Tu puoi tuppa la portice. Ma voi ragazzi. Mai sentite, vero? No. Questa è una cosa vecchia, ma lo faccio sempre. Sentiamo. Questa 30ª edizione per noi non finisce qui, ma i partecipanti, signore e signori, sono finiti. Si continuerà a ballare dopo con la tarantella montemaranese direttamente da Montemarano, con un'icona della tarantella montemaranese che è Battista, quindi facciamo un applauso, lui vi sta sentendo. E dopo l'estrazione dei numeri ci sarà Battista sia sul palco e poi magari scenderà anche in mezzo a noi. Arrivederci Andrea, prima di andare via abbiamo il premio. Arrivederci Alberto. Un piatto per uno non fa male a nessuno, uno per te, grazie Lidia sempre, e un piatto per Alberto. Ciao Alberto, facciamo un applauso ai ragazzi che sono sempre stati pronti, Folk in Progress con noi, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e nel frattempo vogliamo ringraziare il cavalier Fulvio Della Noce, vieni subito qui sul palco tra di noi, facciamo un grosso applauso al cavalier Fulvio Della Noce direttamente da Teramo, eccolo qua, è lui il mago, è l'artefice di questi meravigliosi organetti, buonasera, noi volevamo scambiare quattro parole, eccolo qua, chi è lei? Venga, venga, e chi sei tu? Se permettete, mi metto in mezzo, eccoci qua, Gianni e Fulvio, eccoci qua. Abbiamo un pensierino per voi,
Nicola, devi venire pure tu come presidente dell'associazione. Dice sempre non voglio parlare, ma invece secondo me, facendo un grosso applauso, Nicola verrà immediatamente a parlare. E beh, è dopo che venga tu e che premi tu e che dai questo riconoscimento a loro. Ti posso passare il microfono, Nicola? Certamente. Buonasera a tutti. Quindi tutti dicono, ma stai sempre là a parlare. Vero, avete detto già? Ok, sono 30 anni che siamo qua sopra. Io ringrazio voi innanzitutto, che con il vostro contributo e il contributo anche da parte della Noce, Fiul Music, SITEC e tutte le altre associazioni, cioè tutte le altre ditte che ci danno dei contributi, e anche a voi che comprate i biglietti, che mangiate alla Sagra, penso che vi abbia piaciuto. Siamo qui da 30 anni su questa piazza, certamente, e per 27 anni non stavamo così a guardare la chiesa, stavamo così all'incontrario. Il palco era montato dall'altra parte, però per motivi di sicurezza abbiamo modificato tutto per obbligo. Quindi io vi ringrazio molto e spero che rimanete ancora con noi, perché non finisce ancora qua, come diceva Loredana, si suonerà ancora un po', però non a lungo, perché orario è orario. Bene, io non ho altro da dire, ringrazio Full Music e Della Noce innanzitutto, passo la parola a Gianni Della Noce che vorrà dire anche lui qualcosa. Cavaliere, finalmente ci conosciamo, quindi vi ho sempre ringraziato, vi ho sempre nominata, però non ci siamo mai conosciuti. Volete ringraziare un attimino, a parte la popolazione di Frigento, perché non sono solo da Frigento ma vengono dappertutto. È un richiamo incredibile questa occasione di stare insieme, e quindi anche per lei un'occasione per poter dire qualcosa. Buonasera a tutti, un saluto a Frigento. Io signor Nicola, gentilissimo come sempre, mi ha ospitato per il trentennale, e da tanti anni che diamo una mano, sponsorizziamo questa bellissima manifestazione che veramente, io la prima volta che vengo sono rimasto veramente entusiasta del calore, della bellezza di questa gente, di tutte le persone che si impegnano per questa bellissima manifestazione. E continueremo con piacere a sostenere. Grazie di tutto, grazie mille. La domanda la faccio io. Hai provato tutto quello che si mangia qui? Sì. E veramente ho gradito, veramente gli stand veramente hanno cucinato delle cose veramente buonissime. Alcune cose non avevo mai assaggiato, alcune le conoscevo, però ringrazio veramente tutta Frigento, che veramente mi hanno accolto con grande amore. E ovviamente Frigento e l'associazione, tutti coloro che hanno contribuito per riconoscere la partecipazione del nostro Cavaliere Della Noce, un piccolo presente da portare a casa e da poter conservare nel nostro cuore, nel vostro cuore. È da collezionare perché le ho tutte. Ma questa è speciale, è la trentesima. Grazie. Continuiamo anche a premiare. Signore, buonasera a tutti. Ormai ci conosciamo da 30 anni, perché io per 30 anni ho partecipato a questa manifestazione. Con entusiasmo. Ho sempre pensato di far venire Gianni qui. In questi 30 anni finalmente siamo riusciti con Nicola a farlo venire qui. Ogni anno l'abbiamo sempre pregato di venire. Anche se io lo rappresentavo come ditta Full Music da Montella, che con la nostra sponsorizzazione con l'organetto, penso che i 30 anni abbiamo dato, con quello di stasera, 30 organetti, e penso che non è poco per questa manifestazione. Io vi ringrazio, spero di poter ritornare ancora il prossimo anno, se sempre Dio ci darà la fortuna di poterci rivedere. Io vi ringrazio di nuovo e vi auguro una fine, buon divertimento al prossimo anno. Grazie Nicola. Ovviamente anche per Full Music ci sta questo piatto ricordo da poter portare nella propria famiglia. È stato un piacere, a presto, alla prossima edizione. Grazie, arrivederci.
comodi e per stare sempre meglio si studiano nuove tecnologie e nuovi impianti. A presentarci questo, in questa vostra zona, c'è la Citec, e anche per loro, che sono veramente un grande sponsor che ci aiuta e collabora sempre con la festa dell'organetto, abbiamo un rappresentante, il signor Michele. Io l'ho detto rappresentante, non vorrei aver sbagliato. È proprio Citec in persona, perché Nicola praticamente quando mi dice le notizie è come bip bip il cartone animato, quindi devi cogliere l'attimo, se senti bene bene, se no vai avanti. Possiamo lasciarti il microfono e poter ringraziare anche te, la popolazione. Noi ringraziamo innanzitutto te, che ci consenti di andare avanti e che sei sempre partecipe a questa splendida manifestazione. Allora, buonasera a tutti. Allora, dopo un po' di anni sono onorato di rappresentare un piccolo mio contributo ogni anno che do a Nicola per le magliette. Come vedete c'è la mia scritta Citec e la festa dell'organetto. Devo farmi un complimento con l'organizzazione di Nicola, perché 30 anni sono 30 anni, sta partendo una nuova generazione appresso a Nicola, che danno il loro contributo anche i nuovi arrivati, i nuovi ragazzi. Questa è la bella cosa che c'ha un paese, che siamo come una famiglia, siamo delle piccole realtà che purtroppo man mano stanno sparendo, man mano i ragazzi se ne vanno via, perché abbiamo poco lavoro, poco interesse di restare nelle nostre zone. Mi auguro che queste manifestazioni ravvivano un po' la nostra popolazione. E spero che 30 anni assieme ancora ci basteranno, ancora qualcosa in più, se no poi lasciamo alle nuove generazioni le loro cose. Grazie a tutti, grazie Nicola, grazie di tutto. Forte applauso, ha detto delle belle cose. Una sola aggiunta: di solito non è che i nostri ragazzi se ne vogliono andare, pochi hanno intenzione di andare via, altri sono costretti. Muoviamo la nostra terra affinché riusciamo a restare nella nostra terra, perché chi va via piangendo, e chi sta via come chi ci sta guardando vorrebbe tanto ritornare, veramente tanto ritornare. Un riconoscimento da portare a casa, da tenere stretto nel vostro cuore, mi raccomando, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie! Arrivederci!